Presentazione dell'ordine del giorno è un ulteriore passaggio e credo che i capigruppo si debbano esprimere, perché non spetta a me anche questa parte. Ricordo a tutti che il 9 c'è un altro consiglio comunale, quindi potrebbe anche essere lì per un ulteriore passaggio da questo punto di vista, quando anche le forze politiche, i gruppi che sono qui in rappresentanza di forze politiche possono esprimere forse meglio la propria opinione, ma devo dire vado oltre rispetto al mio ruolo, per cui non voglio insistere su questo punto di vista. Se i capigruppo mi dicano quello che pensano loro, io non ho difficoltà, nel senso che credo ci sia spazio sia per tutte e due le discussioni dentro questo consiglio, per cui non vado oltre rispetto già a quello forse troppo che ho detto. Quindi se mi dite quello che pensate. Io ritengo che in questo momento la situazione non sia così chiara da poter metterci i cappelli sopra come spesso si vuol fare. Credo ci voglia un attimino di riflessione, ponderatezza, aspettare non solo le spiegazioni ufficiali, ma anche di capire a 360 gradi di cosa si sta parlando. Perché c'è una situazione di intervento di pacifisti quanto si vuole, però con una situazione di embargo in quei territori, con un intervento che non è nemmeno discutibile, sicuramente non è accettabile, in tutto questo contesto lì parlare d'ordini di giorno, parlare di cose come se qualcuno ci avesse qui una situazione verità in tasca, seriamente mi sembra veramente, io non voglio dire, ma io userei il termine ridicolo, perché in momenti di questo genere dove c'è bisogno di capire, di riflettere e vedere che succede a livello internazionale in una situazione che è estremamente delicata, una situazione dove ci sono intrecci non solo di politica, ma ci sono intrecci di territorio, come sappiamo, tra la Palestina e Israele, ci sono interessi internazionali che si muovono in queste due direzioni. Andare a presentare ordini di giorno e discutere ordini di giorno in questo momento qui, io non so quale bacchetta magica, se non quella dell'anti israeliani, e come si potrebbe usare il termine, sceglievelo da soli, va bene, che sia quello che muove le un sentimento contro il popolo israeliano in favore del popolo palestinese, senza avere ancora in questo momento una situazione dei dati certi in mano. Siamo tutti d'accordo qui quel territorio, anche c'è un'imbarazzo, un'era neanche dei terroristi, c'era anche Giubbotto con le bombe, erano fascisti, sono con l'elicottero, sono entrati sulle navi, sì. Come si vede le figure, e hanno cominciato a sparare, punto. E poi e allora? Che è sbagliato hai detto te, io non ho detto che è giusto, te hai tratto le conclusioni, io dico che in questo momento qui dove ci sta una situazione d'embargo, dove ci sta una situazione delicata tra palestinesi e israeliani, in questo momento qui forse... Collega da YouTube, guarda, se no che fanno alla linea di comune, ci sono, ti fanno vedere che è successo. Tanto viene scritto fuori il microfono, non ti si legge. Ma quanto vuole venire scritto? Segretario, io non lo so se... sta a lei interrompere o sta a me? Io non ho nessuna attenzione ad arrabbiarmi, perché già mi arrabbio il figliolo in casa, quindi ho bisogno di arrabbiarmi con compagni in questa serie. Ripeto, in una situazione d'embargo dove il popolo israeliano pensa di avere dei diritti e delle ragioni, in una situazione di delicatezza di questo tipo qui, una situazione di questo genere, non credo che sia il momento degli ordini di giorno, credo che sia il momento di una grossa riflessione e spero che in questi giorni la situazione non solo si chiarisca, ma si riesca a capire, perché in questo momento io questa chiarezza che ho sentito da altre persone, in questo momento io non ce l'ho e quindi non sono nemmeno in grado di andare a esprimere o entrare in un dibattito su cose che non riesco a capire io personalmente, ma non credo nemmeno nessun esponente del mio gruppo. Brenda Balmini, prego.
Sono disponibile, non so se è questo, diciamo, poi l'intervento già ricomprende i 5 minuti, così come ha fatto Baroncelli, o se si decide di darsi altri 5 minuti a fare degli interventi in cui ciascuna forza politica rappresentata in questo Consiglio Comunale possa esprimere la propria, direi per ora non del tutto consolidata opinione su quello che è successo, ma non tanto perché non siano chiare le responsabilità o gli accadimenti di questa specifica vicenda, ma perché evidentemente l'episodio in sé porta con sé una serie di conseguenze delle quali credo in questo momento nessuno di noi è in grado di rendersi conto fino in fondo. Tra l'altro aggiungo anche che la condanna unanime di tutti i paesi civili di questo mondo, a prescindere dagli schieramenti politici, credo sia anche il segno che forse questo episodio, fatemi dire ecco, velocemente un pensiero, forse questo episodio può costituire o la fine di un falso processo di pace avviato, perché poi grandi passi non sono stati fatti, se no non si era arrivati a questo punto, o forse il sacrificio inutile di queste persone potrebbe rappresentare, visto il clamore e l'unanimismo che per una volta ha suscitato, l'avvio di una nuova fase di discussione e di reale avvicinamento. Detto questo, però, dico onestamente, non mi sento di andare a discutere un ordine del giorno per far prendere una posizione di carattere istituzionale al Consiglio Comunale. Ritengo sia giusto sfruttare questo nostro spazio, data la convocazione tempestiva rispetto all'avvenimento, per esprimere le nostre opinioni, ma dal momento che abbiamo anche un consiglio già convocato tra non molto tempo, dove si spera che saranno anche più chiare le posizioni e le decisioni che poi i relativi organismi internazionali dovranno prendere a seguito di questo episodio, forse saremo anche in grado, come io auspicherei su episodi di questo tipo, di arrivare a posizioni più congiunte, che non se facessimo ora una discussione che mi sembra già dai toni dei primi due interventi sarebbe difficile stasera ricondurre a una vicinanza. Quindi disponibile agli interventi, ma non all'ordine. Sì, anch'io mi unisco a quello che è stato detto. Credo sia gravissimo il fatto in sé, e cioè è stato condannato anche da tutta la comunità internazionale, quindi sulla gravità dell'evento credo che siamo tutti d'accordo. Sull'opportunità appunto di discutere ora di un ordine del giorno, credo sia meglio, come ho detto, insomma, rifletterci bene e rimandarlo al prossimo consiglio. Credo questo. Grazie Presidente, io non entro nel merito e intervengo solo sulla questione, diciamo, di forma. La proposta dell'ordine del giorno, io non è che voglio tutte le volte fare l'esegesi dell'articolo 70, però l'articolo 70 parla, dice così testualmente, a meno che a condizione la seduta non sia riservata alla prosecuzione di dibattito, alla trattazione di mozioni, interrogazioni. Il riservata implica il fatto, e chiaramente questo elemento credo sia stato inserito nell'allora stesura dell'articolo 70, per a garanzia delle minoranze, cioè qualora ci sia un dibattito avviato oppure ci sia appunto una trattazione esclusiva di questioni che solitamente attengono alle minoranze, quindi alle mozioni, alle interrogazioni, alle interpellanze e a cose simili, non agli ordini del giorno che evidentemente attengono a questioni più di carattere generale, naturalmente non si possono fare eccezioni sull'articolo 70, perché sarebbe come se la maggioranza arrivasse solo per parlare, diciamo, per anticipare le proprie discussioni rispetto appunto alle minoranze, facendosi forza anche della forza appunto dei propri numeri consigliari. Detto questo, quindi io questa pratica per cui tutte le volte si chiede il consenso dei capigruppo la trovo un po' bizzarra, perché secondo me l'articolo 70 a questo punto di vista parla di riservatezza della trattazione. Siccome tra l'altro stasera si parla anche di una delibera, anzi di più delibere, perché ci sono verbali e
una variazione al bilancio, evidentemente non è una seduta riservata alla trattazione di mozioni, interrogazioni e interpellanze, per cui faccio riflettere il Presidente su questo. Per quanto riguarda gli ordini